Medico speciale, un ricercatore italiano che da tanti anni studia una cosa che, insomma, che tutti speriamo possa accadere, cioè il rapporto tra le cellule staminali e la cura dei tumori, del cancro. E in questo momento il suo lavoro si svolge presso l'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico Multimedica di Milano. E quindi io perlomeno sono molto curiosa di ascoltare il suo sogno. Signore e signori, qui sul palco, il professor Pier Mario Biava. Allora, insomma, lei è un grande ricercatore, un medico, questa è già una professione che nasce da un sogno? Sì. Lei aveva questo sogno? Avevo questo sogno tanti anni fa, infatti è un sogno che è iniziato negli anni Ottanta del secolo scorso, e partendo da un'osservazione in cui mi ero accorto, insomma, che nell'embrione, se si tenta di indurre un tumore somministrando dei cancerogeni, non si riesce mai quando l'embrione si sta differenziando, cioè quando i vari tipi di cellule staminali stanno dando origine a tutti gli organi e apparati. Appena dopo, invece, la somministrazione di cancerogeni induce tumori. La domanda era perché prima no e dopo sì. In pratica, quello che si era pensato, che avevo pensato, è che durante il momento in cui si differenziano tutte queste cellule staminali, esiste un programma che corregge tutti gli errori che vengono indotti in quel momento. E allora esiste un codice, che infatti oggi sappiamo che esiste, che chiamiamo codice epigenetico, che è in grado appunto di programmare tutti i geni che vanno a sintetizzare le diverse proteine. Allora, negli anni Ottanta questa prospettiva, questo tipo di approccio non era assolutamente ammesso, era considerato come eretico, ma fortunatamente all'inizio di questo secolo, quando tutto il DNA è stato sequenziato, si è capito invece appunto che il DNA non sa fare assolutamente nulla, cioè i geni che vanno a sintetizzare proteine non sanno fare niente se non sono in qualche modo programmati. E chi programma questi geni? Questo codice che io intanto avevo studiato durante, appunto, avevo preso un embrione di riferimento come modello di studio della differenziazione delle cellule staminali e avevo già individuato tutti i programmi che possono appunto programmare i diversi geni e attivarli o disattivarli e così via. E quindi avevo dimostrato, per farla breve, perché di questo avevo già parlato l'anno scorso, che era possibile, utilizzando una parte di questo codice epigenetico, riprogrammare le cellule tumorali e far revertere le cellule a un fenotipo normale, cioè un comportamento normale. In pratica si era dimostrato che i tumori sono malattie reversibili e non irreversibili, cioè, e che possono tornare indietro. Esattamente. Quindi c'è una riprogrammazione possibile che non distrugge la cellula tumorale, ma le insegna il cammino che deve fare proseguire per diventare una cellula normale. Beh, sarebbe un risultato, infatti, incredibile. Sì, molti lavori sono stati fatti poi e pubblicati su questo argomento, e ormai il discorso della riprogrammazione delle cellule staminali tumorali è il discorso prevalente a livello di ricerca scientifica. Purtroppo non è ancora attuale a livello clinico, perché a livello clinico, prima che la ricerca di base venga trasferita a livello clinico, passano a volte molti anni. Alcune decine di anni a volte. Quindi, alcune decine di anni? Purtroppo sì, tantissimo. Perché poi in questo caso ci sono gli approcci diversi che naturalmente non possono essere superati tout court. Da questo punto di vista però io sono stato abbastanza fortunato, perché abbiamo fatto anche delle ricerche in cui abbiamo cercato di studiare come si comportano questi fattori che riprogrammano in modo fisiologico le cellule staminali, utilizzando contemporaneamente anche dei chemioterapici, perché sa, andare contro la chemioterapia non è. E fortunatamente abbiamo dimostrato che c'è un potenziamento notevole nell'utilizzare entrambi i tipi di terapia, perché il meccanismo d'azione con cui noi riprogrammiamo le cellule è sostanzialmente questo: attiviamo dei geni che bloccano il ciclo cellulare delle cellule tumorali, poi fanno due cose: tentano di riparare i danni che sono all'origine della malignità
e se i danni non sono troppo gravi e sono riparabili, vengono effettivamente riparati e le cellule si rinormalizzano. Mm. Se invece i danni sono troppo gravi e non sono riparabili, vengono attivati i geni della morte cellulare programmati e le cellule muoiono. Quindi o che muoiono o che si normalizzino, l'importante è che escono dal giro di moltiplicazione. Normalmente i chemioterapici, in maggior parte, agiscono quando i tumori sono bloccati su una certa fase del ciclo, ma normalmente solo una quota del 30-35%. Noi nel tumore del colon abbiamo studiato cosa succede utilizzando un chemioterapico di prima scelta con questi fattori. Questo chemioterapico da solo blocca la moltiplicazione per il 35% dei tumori, insieme blocchiamo il 98%, quindi quasi tutta la crescita tumorale. E per fortuna, quindi, diciamo, da questo punto di vista le cose vanno bene, nel senso che noi non è che possiamo pensare di sostituire con questi prodotti le terapie che sono in atto. Cioè non è un'alternativa non alla, è un'alternativa, esatto, non è un'alternativa. Attualmente è complementare. È complementare. E questo è molto importante, perché altrimenti sarebbe un po' Ma viene difficile. Già comunque utilizzato in via diciamo sperimentale. Diciamo che c'è una situazione un po' diversa, cioè diciamo che molti ospedali già utilizzano questi tipi di prodotti, altri non li conoscono, altri non li vogliono conoscere, quindi è una situazione dinamica, diciamo in movimento, in cambiamento. Ma direi che però questo è un aspetto, diciamo, del comportamento del codice genetico nel confronto delle cellule tumorali. Però, mentre io studiavo appunto questo codice, mi sono reso conto che ho avuto anche una grande fortuna, perché ho avuto la possibilità di studiare questo codice quando lui è completo, cioè esistono in quel momento in cui si forma la vita tutti i codici che possono riprogrammare tutti i geni di tutte le cellule del nostro corpo. Dopo, quando è finito il processo di differenziamento, si sono formati tutti gli organi e apparati, allora questo codice, che oggi chiamiamo epigenetico, viene spezzettato, cioè suddiviso nei vari organi, in modo che non è più possibile studiarlo nella sua completezza. Solo in quel momento era possibile. Allora, avendo avuto questa fortuna, mi sono reso conto, ho detto, ma certo, se io utilizzo questa parte del codice blocco la cellula tumorale, ma se io utilizzo altre parti che cosa succede esattamente? Allora abbiamo fatto altre scoperte, sono quelle di cui oggi vorrei parlare un attimo, e sono il fatto che noi riusciamo a impedire l'insorgenza di malattie croniche degenerative, come quelle neurodegenerative, l'Alzheimer, eccetera. Abbiamo studiato cosa succede nelle cellule dell'ippocampo, cellule nervose, che sono quelle che vanno in degenerazione per prime nell'Alzheimer, e abbiamo visto che è possibile, utilizzando tutto il codice che origina la vita, perché in quel caso noi dobbiamo ripetere quasi per rigenerare il tessuto nervoso, il programma che la vita si dà per auto-organizzarsi. Quindi dobbiamo dargli tutta l'informazione, una ridondanza di informazioni. Ma se facciamo così, noi riusciamo a prevenire più del 70% della neurodegenerazione. Quindi questo è un risultato importante, e non solo della neurodegenerazione, ma anche di altre patologie croniche. E l'altro aspetto di cui dobbiamo parlare, cioè appunto che la possibilità di non lasciare invecchiare le cellule, è stato negli ultimi anni, con cui noi abbiamo studiato appunto con l'Università di Bologna, il professor Ventura, il comportamento di una parte molto limitata di questo codice, quello che è presente soprattutto all'inizio del processo di differenziazione, e se usiamo quella, noi siamo in grado di non lasciare invecchiare le cellule, cioè di bloccare l'invecchiamento, perché teniamo attivi gli stessi geni staminali che Yamanaka ha trasferito con un retrovirus da una cellula differenziata per farla diventare embrionale, cioè una cellula bambina. E per questo aveva vinto il Nobel nel 2012. Però con le sue manipolazioni lui aveva bloccato questa cellula in una fase continua di moltiplicazione, per cui dal punto di vista teorico la sua ricerca è importante, da un punto di vista pratico no, perché la cellula non può essere utilizzata.
Cioè, se noi utilizziamo anche le cellule, continuano a moltiplicarsi, poi io li devo riprogrammare per impedire che si moltiplichino indefinitamente. Quando lei dice, scusi l'ignoranza, l'invecchiamento delle cellule, vuol dire che la cellula... Adesso le spiego il meccanismo. No, era solo per capire, cioè che la cellula non invecchiando non si ammala, ma non è che uno rimane sempre giovane. Allora, noi facciamo collegate. Questo lavoro qua, aumentiamo la durata della vita della cellula, come? Stimolando un enzima che si chiama telomerasi, che blocca il taglio dei telomeri che avviene a ogni moltiplicazione cellulare. Quando le cellule si moltiplicano, ogni moltiplicazione si taglia un pezzo, e dopo 50 moltiplicazioni la cellula è vecchia e deve morire. Ma se noi impediamo questo taglio, la cellula continua a vivere e quindi vive indefinitamente e finché appunto non viene tagliato un pezzo. Quindi da un lato noi appunto aumentiamo la durata della vita delle cellule, ma dall'altro, ecco, la cosa che Yamanaka non aveva saputo fare perché aveva fatto una manipolazione genetica, e noi invece, utilizzando queste sostanze fisiologiche, abbiamo dimostrato che facciamo, o meglio, che la vita fa, perché questi processi non li abbiamo inventati noi, noi li stiamo descrivendo, ma stiamo descrivendo come funziona la vita nell'organizzarsi. Allora, la vita è molto più complessa di qualsiasi piccola manipolazione che noi facciamo, perché se noi utilizziamo in modo fisiologico questi fattori, primo abbiamo detto che aumentiamo la vita media, secondo, però noi andiamo appunto a stimolare dei geni che sintetizzano delle proteine che impediscono l'invecchiamento cellulare. Quindi davvero uno non solo aumenta la durata della vita, ma non invecchia, perché se uno aumenta la durata della vita ma poi diventa Matusalemme, alla fine anche dice meglio morire a un certo punto perché uno non ce la fa. Invece in questo modo rimane giovane. Questo è il meccanismo d'azione. In laboratorio, naturalmente. Ma questo però è importante, perché dimostra che è possibile riprogrammare le cellule nel modo in cui noi desideriamo, e in modo fisiologico, e non modificando la ciclicità delle cellule. Questo è importante. Non bloccandole mai. Se io smetto di dargli l'informazione, loro continuano il loro percorso. Solo se io intervengo, ma è un intervento che è reversibile. Nel momento in cui io smetto, la cellula riprende il suo cammino. Quindi non ci sono da questo punto di vista grandi rischi e soprattutto è un metodo fisiologico. Adesso addirittura stiamo studiando un'altra cosa che, di cui non possiamo ancora parlare perché stiamo vedendo adesso i risultati. Ma in fondo noi potremmo anche non solo lasciare invecchiare le cellule, ma fargli fare il percorso inverso, cioè farle ringiovanire. Quindi questa cosa qua è una cosa che apre prospettive un attimo inquietanti, volendo. Però insomma ci riempie di ottimismo, diciamo, e di aspettative. Appunto, esatto, cioè tra l'altro questa ricerca ultima no, la stiamo ancora facendo, quindi è in fieri, ma stiamo verificando i risultati, che mi sembrano buoni. Tutte le altre sono già pubblicate sull'anti-invecchiamento, sull'anti-aging, sul Parkinson, sul neurodegenerazione, diciamo, e sui tumori. Quindi queste sono pubblicate, sono riviste molto importanti e non sono più in discussione. Non sono più in discussione, quindi faranno il loro cammino. Abbiamo ancora un minuto, professor Biava, per chiederle, proprio così in termini molto semplici, cioè sconfiggere il tumore, che poi è l'obiettivo che abbiamo oramai da tantissimo tempo, è un sogno o è qualcosa di più reale in base alla sua esperienza di studi? Allora, però, i tumori sono malattie molto complesse e non è molto difficile curarle. Devo dire che non esiste una strada sola. Come ha visto, noi stiamo perseguendo questa strada che è importante e sta dando risultati importanti. Però può essere aggiunta ad altre terapie, non solo, ma direi di più. Il tumore è una malattia così complessa per cui ho dovuto scrivere un libro che si chiama Il cancro e la ricerca del senso perduto. Nel senso che io mi sono accorto molto spesso che tumori che a volte sembrano facili da guarire in realtà vanno male e altri che sembravano difficili vanno bene.
che sta alla base di tutto questo? A volte alla base sta il fatto che il paziente ha scelto la malattia in modo inconscio per uscire in qualche modo da una vita che per lui ha perso il senso e il significato. Se noi non capiamo questo e non curiamo una malattia che è dell'anima e curiamo solo il corpo, non riusciamo a sconfiggere. Questa è una visione, insomma, molto, molto interessante, molto particolare e speriamo anche, insomma, positiva per riuscire davvero ad affrontare nel modo migliore questo problema che tocca tantissime persone. Grazie, professor Biava, è stato grazie un piacere e continui a sognare. Grazie.